Cari amici, buongiorno e buona giornata, e buona settimana e buona primavera. Oggi, 1º marzo 2021, primo giorno di primavera per convenzione internazionale prima dell'avvio ufficiale della stagione delle fioriture, il 20 marzo. Allora, parliamo in questo primo video di questa settimana dei campionati italiani dalla Serie A sino alla Serie D, risultati del fine settimana appena concluso. Partiamo dalla Serie A con le seguenti partite della 24ª giornata: Spezia Parma 2-2, Bologna Lazio 2-0, Verona Juve 1-1, Sampdoria Atalanta 0-2, Udinese Fiorentina 1-0, Inter Genoa 3-0, Crotone Cagliari 0-2, Napoli Benevento 2-0, Roma Milan, il mio Milan 1-2. Prossime partite, si torna subito in campo già da domani per il turno infrasettimanale: Lazio-Torino, Juve-Spezia, Sassuolo-Napoli, Atalanta-Crotone, Benevento-Verona, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Roma, Genoa-Sampdoria, Milan-Udinese, Parma-Inter. La classifica vede attualmente, ovviamente, per lo scudetto in testa al comando l'Inter, 56 punti, 60 gol fatti, 24 subiti, il miglior attacco del campionato. Seguono il Milan a 52, finalmente abbiamo ritrovato la vittoria dopo due sconfitte di fila. La Juve terza a 46, ma con una gara da recuperare contro il Napoli, stessi punti per l'Atalanta. Quindi queste le prime quattro position: Roma 44, Napoli 43, Lazio 43, Sassuolo 35, stessi punti per il Verona, Sampdoria 30, Bologna e Udinese 28, Genova 26, Spezia, Fiorentina e Benevento 25, Torino 20, retrocessione Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12. Ovviamente, come abbiamo detto sempre, per quanto riguarda, lo scudetto, situazioni che sì, più o meno cerca di evolversi, però con il sorpasso dell'Inter dopo il netto 3-0 nel derby di Milano contro i rossoneri, sembra, non dico già impiantato sulla maglia dell'Inter lo scudetto, però. Posizioni Coppa Europea, ovviamente è tutto aperto. Spero il Milan che riesca a fortificare sempre di più il posto per la Champions. Invece tra la terza e la quarta posizione, c'è molta attrattiva, anche per i posti Europa League e Conference League, Roma, Napoli, Lazio, e quindi le prime sette, insomma, sono la roccaforte. Invece in zona retrocessione vediamo comunque il Cagliari piano piano, chissà, magari si riprende e si accende un duello salvezza con il Torino. Poi bisogna capire anche quelle che hanno qualche punto in più, però il Crotone non è ancora spacciato, però deve darsi sicuramente da fare. Il Parma, secondo pari di fila, insomma, si mangia un po' le mani alla Spezia, però. Ok, per la Serie A penso che abbiamo detto tutto. Passiamo alla Serie B. Questa sera Venezia-Reggiana alle 21, le partite del 25º turno: Reggiana-Salernitana 0-0, Empoli-Venezia 1-1, Spal Regina 1-4, Pordenone Ascoli 1-1, Pisa Vicenza 2-2, Pescara Lecce 1-1, Cremonese Frosinone 4-0, Cosenza Chievo 1-0, Monza Cittadella 0-0, Andella Brescia 1-1. Anche qui, come la Serie A, turno infrasettimanale 26esimo, si parte da domani: Frosinone Monza, Ascoli Pisa, Brescia, Cosenza, Chievo, Pordenone, Cittadella, Pescara, Lecce, Andella, Regina, Empoli, Salernitana, Spal, Vicenza, Cremonese
E poi già 3 giorni dopo, il 5 marzo, anticipo del 27° turno a Monza Pordenone. La classifica che vede ormai la forte pareggiata dell'Empoli in 5 gare, 5 pareggi, 46 punti. Seguono il Monza a 43, Venezia e Salernitana a 42, Cittadella 40, Lecce 39 insieme al Chievo, Spal 37 e chiudono le posizioni playoff. Pordenone, Pisa, Frosinone 33, Regina 32, Cremonese 29, Vicenza e Reggiana 28, playoff per non retrocedere, Brescia 27, Cosenza 26, retrocessione diretta, Ascoli 22, Pescara 19, Entella 18, insomma, lassù è una bellezza. L'Empoli, abbiamo detto, soffre di pareggite e deve cambiare rotta. Il Monza, sì, è secondo, ma deve stare comunque attento. Il nostro Lecce, pure lei, sì, c'ha 6 punti di vantaggio al Pordenone che è fuori dalla zona playoff, però. Zona calda di fuoco, playoff, retrocessione, anche lì. È tutto da discutere, certo devono un po' recuperare il terreno, soprattutto il Pescara e l'Entella. L'Ascoli se la può un po' giostrare, almeno chissà, per arrivare alla zona playout. Comunque sappiamo la Serie B che ha pochi posti di salvezza franca, è un campionato bello vivo. Perché sappiamo, due promosse dirette, poi una dei playoff e quindi. Bene, per la Serie B penso anche tutto. Parliamo della Lega Pro Serie C. In questi giorni abbiamo avuto Girone A, Pistoiese Albino Leffe 0-0, Novara Pro Sesto 0-0. Gianni Erminio Pro Vercelli 1-2, Lucchese Albi 1-1, Pro Patria Como 2-1, Lecco Juventus 23 4-0, Reinate Piacenza 1-1, Pergolettese Livorno 1-0, Grosseto Pontedera 3-1. Quest'oggi alle 18 il posticipo, credo, Alessandria Carrarese. Prossime partite, vedo qui, quindi insomma, tra Serie A, Serie B e Serie C sono tutti i turni infrasettimanali. Pro Sesto, Pro Patria, Olbia, Como, Albino Leffe, Lucchese, Lecco, Reinate, Piacenza, Gian Erminio, Pro Vercelli, Pergolettese, Juventus 23, Novara, Pontedera, Pistoiese, Carrarese, Grosseto, Livorno, Alessandria. La situazione, vedo attualmente il primo il Como, anche se in 5 gare ha racimolato già 2 sconfitte, 55 punti per il Como, secondo il Reinate a 51, Pro Vercelli 50, Lecco 47, Pro Patria 45, Alessandria 41, Juventus 23 40, Albino Leffe, Pontedera 38, Grosseto 37. Zona franca salva Carrarese 35, Pergolettese Pro Sesto 32, Novara 31, Piacenza 29, zona playoff per non retrocedere Olbia 28, Pistoiese 27, Gian Erminio 21, Livorno 19, stessi punti per colei che chiude la coda della classifica, la Lucchese. E beh, qui vedete, no, stessa cosa della Serie B, insomma, Como, sì, c'ha 4 punti di vantaggio, però, Como che ricordiamo comunque manca dalle scene tra Serie B e Serie A già da un bel po' di anni. Bene, dopo il girone A di Lega Pro Serie C passiamo al girone B. Risultati di questi giorni: Padova Cesena 0-0, Fano Ravenna 1-1, Triestina Arezzo 2-2, Carpi Fermana 0-0, Ferrobbi Salò Legnano Salus 1-0, Perugia Modena 3-0, Gubbio Vispesero 1-1, Imolese Mantova 1-5, Matelica Virtus Verona 1-0, San Benedettese Sud Tirolo Alto Adige 0-4.
Anche qui torno in settimanale, Perugia, San Benedettese, Arezzo, Mantova, Fermana, Cesena, Legnano, Saluzzo, Carpi, Vispesaro, Feralbi, Salò, Modena, Molise, Ravenna, Matelica, Sud Tirolo, Alto Adige, Fano, Triestina, Gubbio, Virtus, Verona, Padova. Classifica, soli 3 punti di vantaggio per la capolista Padova, 2 pari nelle ultime 2 partite. Seguono Perugia, Sud Tirolo a 52, Modena a 50, Triestina a 44, Feralpi Salò 42 insieme a Cesena, Virtus Verona 41, San Benedettese 38, Mantova 37 e qui si chiude la zona playoff. Zona franca salva, Matelica 36, Fermana 31, stessi punti per il Gubbio, Carpi 30, Molise 25, playoff per non retrocedere in Serie D, Fano 25, Vispesaro 24, Legnano Salus 22, Ravenna 20, chiude la coda della graduatoria l'Arezzo a 16. E qui Padova prima ma non sicura, quindi deve stare attenta. Chiudiamo la Serie C, Lega Pro con il girone C, gare disputate in questi giorni, però teniamo conto anche del recupero giocato il 24 febbraio Paganese Catania 0-0. Invece nel fine settimana appena concluso Teramo Paganese 2-0, Vibonese Catania 1-1, Biceglie Juve Stabia 0-1, Turris Casertana 2-1, Bari Foggia 1-0, Catanzaro Ternana 2-1, Virtus Francavilla Monopoli 1-2, Viterbese Palermo 1-0. Turno infrasettimanale, Potenza Turris Casertana, Virtus Francavilla Foggia Vibonese, Paganese Viterbese, Ternana Cavese, Catanzaro Avellino, Juve Stabia Bari, Catania Palermo, Monopoli Biceglie. Classifica Ternana, anche se ha perso dopo tanto e tantissimo tempo di vittorie, 62 punti, prima Avellino 50, Bari 49, Catanzaro 44, Catania 40, Teramo 38, Juve Stabia 37, Foggia 36, 4 KO nelle ultime 4 partite. Palermo 33, 6 punti per la Casertana che chiudono la zona playoff. Zona franca salva Viterbese 32, Turris 31, Virtus Francavilla 30, Monopoli 30 con 3 vittorie nelle ultime 5 partite, Vibonese 24, zona playoff retrocessione, Paganese 23, Potenza 21, Biceglie 20, Cavese 16. Però con l'esclusione del Trapani, qui ora non vi so dire, non so se la 19ª retrocede o nel caso solo play-out. Però vabbè, qui a differenza del girone A e girone B, sembra ormai che la Ternana sia direttissima in Serie B per l'anno prossimo. Chiudiamo col girone H della Serie D della Lega Nazionale Dilettanti. Gare giocate ieri: Nardò Brindisi 4-0, Fasano Casarano 2-2, Andria Sorrento 2-0, Francavilla Audace Cerignola 2-3, Molfetta Bitonto 3-3, Portici Lavello 0-1, Taranto Budiolano 1-0. Qui niente turno infrasettimanale, si giocherà direttamente domenica. Cerignola, Molfetta, Bitonto, Altamura, Brindisi, Fasano, Casarano, Gravina, Lavello, Francavilla, Bicerno, Andria, Puteolana, Nardò, Aversa, Portici, Sorrento, Taranto. Classifica prima, quindi in promozione diretta in Serie C, Nardò a 34 punti, Casarano, Andria 33, Taranto, Lavello 31, zona salva Bicerno, Bitonto 29, Altamura 27, Molfetta 26, Cerignola, Sorrento 24, Aversa 21, zona playoff per non retrocedere in eccellenza, Francavilla, Fasano 19, Brindisi 18, Portici 15, retrocessione diretta in eccellenza, Gravina 14, Budiolana 12, qui
Lo stesso come anche i primi due gironi della Serie C, il primo posto è ancora in ballo. Infatti solo un punto dista il Nardò dalle altre come Casarano, Fidalisandre, quindi zona caldissima, anche qui si gioca il tutto, certo, Puteolana, Gravina, Portici devono un po' recuperare terreno. Bene, penso per il nostro appuntamento dal tutto calcio, a tutto calcio lunedì, dalla Serie A alla Serie D è tutto. Io vi do un piccolo lancio dal fatto che oggi è lunedì, come sapete, di lunedì per la WWE vuol dire Monday Night Raw. Il piatto forte della puntata è ovviamente la sfida titolata tra il neo campione WWE The Miz e Bobby Lashley, vincitore della sfida 1 contro 1 di settimana contro Braun Strowman. Vedremo come andrà a finire. Penso che domani riuscirò poi a darne i risultati. A me non mi resta che salutarvi, come ho detto già all'inizio, vi auguro buon proseguimento di settimana, noi ci vediamo alle prossime occasioni. Frecd, ciao, ciao!